con Marche Multiservizi, il comune di Peglio, in collaborazione con la scuola di Peglio, hanno portato avanti un progetto che oggi si realizza, la casa dell'acqua, la casetta dell'acqua qui nella piazzetta, ben visibile, ben colorata anche grazie al supporto dei ragazzi. Ma ecco, un valore in più che acquisisce il comune di Peglio proprio con questa casetta. Sì, allora l'idea è stata un po' quella di far partecipare la scuola per un motivo molto semplice, perché portare certe tematiche come quelle dell'acqua, del suo risparmio, del suo uso ai bambini vuol dire un po' seminare, no? Un piccolo seme per il futuro, perché i bambini apprendono molto, sono molto stimolati e quindi era anche un modo, ecco, per vestirla, colorarla, renderla insomma una casetta allegra, vivace, con il loro contributo, portando però nelle classi un tema molto importante. Ecco, Sindaco, in questo progetto vogliamo ricordare anche una figura, Daniele Tagliolini, un ispiratore di queste cose, perché così vicino all'ambiente come era lui, e poi ecco questo raccogliere da parte dei ragazzi un messaggio. Sì, infatti, come dicevo prima ai bambini, prima di tagliare il nastro, Daniele è stato tante figure, no? In una sola persona. È stato sindaco di Peglio prima di me, presidente di Marche Multiservizi prima di Andrea, presidente dell'ATO, presidente della provincia, ed è nata proprio da lui, no? Questa idea territoriale di portare le casette dell'acqua nei vari comuni, sia per il principio di sostenibilità ambientale, e poi quando è arrivato anche in sede, no, di presidenza dell'ATO, ha anche trovato il modo per aiutare i comuni a poterle installare. Quindi sicuramente anche il fatto di aver scelto i bambini per colorare la casetta è voluto anche un po' essere un tributo, no, in suo onore, perché Daniele ci ha sempre tenuto alla scuola, ha sempre valorizzato l'attività scolastica, i bambini stessi, e soprattutto anche la questione, no, che la casetta fosse vivace e colorata voleva essere appunto un omaggio anche alla sua persona, dato che oggi la inauguriamo a casa sua. Ecco, i ragazzi impegnati a dare vita, diciamo, ad una casetta che poi, ecco, può essere un servizio utile per tutti. Ma qual è stato l'impegno? Come si sono messi in questa avventura? Bene, i ragazzi hanno, i bambini, sempre che dalla prima alla quinta, entusiasti, sono messi in gioco, perché sanno comunque che l'acqua è il bene più prezioso, e quindi ogni classe, i bambini hanno fatto quindi questi disegni, hanno sviluppato insieme, in collaborazione quindi con tutti tra di loro, hanno lavorato, entusiasti, e sono venuti fuori da questi bei, cioè sono bei disegni, perché rispecchiano quello che sentono loro veramente. Orgogliosi, voi e loro. Sì, noi molto orgogliosi, ma soprattutto perché loro hanno lavorato con piacere. Andrea Pierotti, presidente Marche Multiservizi, si parla sempre di inculcare nei giovani una mentalità giusta per guardare al futuro, quella dell'acqua è una cosa importante, qui a Peglio tanti ragazzi, ecco, a collaborare per la casetta dell'acqua. Sì, una bella giornata, siamo molto contenti intanto di essere qua a Peglio, che è un luogo simbolico per l'azienda e per tutti noi. E non è la prima casetta che viene installata nel territorio provinciale, però questa mi viene da dire che è una delle più belle, proprio perché i bambini l'hanno personalizzata, quindi ci tengo a ringraziare anche l'amministrazione comunale e le insegnanti e la scuola che ha deciso di personalizzarle per dare questi messaggi, per aiutarci a veicolare questi messaggi legati al corretto utilizzo dell'acqua, al corretto consumo dell'acqua e all'importanza della risorsa in sé, per cui è importante che questi messaggi partano, insomma, ci sia consapevolezza da parte dei più piccoli, che poi sono quelli che sono in grado di riportarlo un po' nella società e rappresentano il futuro, quindi su loro bisogna lavorare. Quindi tutti quelli che verranno qua a Peglio a prendere l'acqua potranno leggere quanto è importante consumare l'acqua della casetta, ma anche quella dell'acquedotto, perché è controllata, è pulita ed economica e sostenibile.